professore, si parla di un 30% di diagnosi di cancro che sono diminuite in questi mesi di isolamento, di lockdown. Se è così, che cosa avete fatto voi per cercare di invertire la rotta? Purtroppo è così, anche noi abbiamo visto come c'è purtroppo stato un ritardo nella diagnosi di tumori a causa del fatto che ci sono dei pazienti con sintomatologia che non accedono in ospedale per paura di essere contagiati. Quello che abbiamo fatto noi per cercare di ridurre l'incidenza di ritardo diagnostico, abbiamo aperto degli ambulatori open, dove non c'è nemmeno bisogno di una prenotazione per appunto pazienti che hanno una sintomatologia o un sospetto di diagnosi di tumore. Cosa è cambiato nella diciamo la gestione del day hospital durante la pandemia da Covid-19 e come è stato ristrutturato per la fase 2? Dunque, è cambiato molto. Obiettivamente diciamo, l'insorgenza di questa pandemia ci ha costretti a cambiare l'organizzazione del day hospital. Quello che noi in questo momento stiamo facendo dall'inizio è l'organizzazione di un percorso protetto per i pazienti oncologici. E i pazienti oncologici entrano in un'entrata completamente differente rispetto a tutti gli altri pazienti e gli altri familiari. Gli viene misurata la temperatura, gli viene somministrato un questionario in cui appunto si chiedono una serie di domande che sono fondamentali per vedere se c'è un sospetto di infezione. Fanno un percorso con degli ascensori dedicati solo a loro, che vengono però sanificati ogni volta che vengono utilizzati. Arrivano in una sala d'aspetto in cui c'è un distanziamento, in cui logicamente sono solo pazienti e non ci sono parenti. Non possono essere accompagnati tranne quei pazienti che per difficoltà deambulatorie praticamente devono essere per forza accompagnati. Certo. L'altra cosa che abbiamo fatto è che il giorno prima dell'accesso, per ridurre la durata dei tempi di attesa del paziente nella sala d'attesa, telefoniamo a tutti i pazienti e facciamo una sorta di televisita in cui non solo facciamo il triage per appunto Covid, quindi chiediamo al paziente se ha avuto sintomi, se ha avuto febbre o se ha avuto contatti negli ultimi 14 giorni, ma facciamo anche un triage oncologico, e cioè chiediamo al paziente le analisi del sangue, chiediamo appunto se ha avuto sintomatologia. Questo ci permette, uno, di non far accedere pazienti che comunque non farebbero la terapia per problemi di tossicità o per analisi del sangue, ma due, anche di far sì che il paziente, quando arriva, prende le compresse e se ne va senza fare la visita, e riducendo notevolmente i tempi di attesa o i tempi di possibile esposizione del paziente o di contatto con altro personale. Questo ci ha permesso logicamente di ridurre notevolmente i tempi. Se i tempi di attesa per una terapia orale, tra il tempo di attesa, la visita e appunto l'arrivo dei farmaci, era in media di un'ora, 60-70 minuti, adesso è intorno ai 15-20 minuti. Questo perché logicamente non c'è bisogno della visita, il paziente arriva, ritira le compresse, prende la lettera di dimissione che è già pronta e va a casa. E questo secondo me è assolutamente fondamentale. La prevenzione, così come la diagnosi precoce, gli screening, i controlli periodici sono fondamentali, come diciamo in ambito oncologico. Lei che cosa si sente di dire quindi ai pazienti che devono tornare in ospedale? Qui sono state prese tutte le precauzioni necessarie per ridurre al massimo la possibilità di infezione, anche durante il trattamento che appunto il paziente riceve, e soprattutto mi rivolgo ai medici di medicina generale che hanno un ruolo fondamentale in questo campo e che devono essere sicuri, come appunto nel mandarci, inviarci pazienti con sospetto tumore. Noi stiamo seguendo le linee guida diciamo che ha dato la Regione Lazio insieme a Cittadinanza Attiva, insieme alla FAO. Sono delle linee guida assolutamente molto utili, molto restrittive e sono delle linee guida che noi seguiamo e che seguiremo anche nei prossimi mesi.